giustizia per il figlio rimasto vittima di un incidente stradale. Sentiamo l'intervista di Gustavo Delgado. Qui siamo sulla provinciale Acquaviva delle Fonti San Termo in Colle, a 1 chilometro da San Termo, nel punto in cui la mattina del 12 marzo di quest'anno ha perso la vita Nicola Giannone, di 30 anni, la moglie era in attesa del primo figlio. Il padre Mimmo intende rivolgere un appello ai testimoni di quell'incidente. Proprio qui, mio figlio, come tutte le mattine da 8 anni, si recava a lavorare alle 7 di mattina con la sua auto, chiaramente. Chiaramente. Dove siamo noi stava marciando un trattore. Hanno detto che c'era un trattore e chiaramente c'era una macchina in sorpasso che aveva un Opel Corsa Bianco vecchio tipo e questo qui chiaramente... Ha superato il trattore, nonostante il trattore, qui ci sia il divieto di sorpasso. Infatti, superando il trattore che non si poteva in questa curva. Quindi suo figlio si è trovato improvvisamente davanti non questa macchina? Scelta, o lo faceva frontale con questo qui oppure chiaramente sterzando istintivamente è andato a sbattere sul trattore. Qual è il suo appello? Come genitore, da parte mia e mia moglie, i genitori, chiediamo veramente che sia fatta giustizia. C'è un appello che rivolgo ai testimoni che erano sul posto quel giorno. Vorrei aggiungere ancora un elemento importantissimo, perché dopo aver causato l'incidente, questa persona, lui dopo aver causato tutto, dopo alcuni metri più avanti, è uscito con la testa dal finestrino e hanno visto che aveva dei capelli bianchi brizzolati. Gli eventuali testimoni possono rivolgersi al comando della Polizia Stradale di Gioia del Colle.